Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo governo che è un parto. Io ribadisco che farò e faremo tutto il possibile fino all'ultimo minuto per dare risposte concrete agli italiani, dare un governo che duri 5 anni agli italiani per cominciare a occuparci dell'emergenza di questo paese che è il lavoro. Dico oggi, e lo dico con certezza, io lo offro a tutte le forze politiche, questa volta a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in attesa che nasca un governo, mettiamoci a far lavorare quantomeno le commissioni parlamentari. Se tutte le forze politiche hanno voglia di prendersi la responsabilità commissione per commissione, a prescindere dai tempi dettati dal Presidente Mattarella, da domani si può cominciare a lavorare perché tutte le commissioni parlamentari alla Camera e al Senato eleggano dei presidenti, eleggano dei vicepresidenti e comincino a lavorare sui tanti troppi dossier fermi. Siamo una Repubblica parlamentare, quindi speranzoso di dare il mio contributo con un ruolo di governo, però le commissioni parlamentari possono cominciare a lavorare domani mattina, quindi lo dico a Di Maio, lo dico a Renzi, lo dico a Grasso e lo dico a nome degli alleati del centrodestra, da domani si può cominciare a lavorare perché il Parlamento ricominci a produrre, a esaminare, a proporre, perché no, a deliberare, ad approvare alcune iniziative che sono ferme da troppo tempo in commissione. I governi di tutti per fare poco e niente non mi piacciono, anche perché se entrano tutti al governo con i grandi propositi di cambiare l'universo mondo, la Costituzione e la legge elettorale da capo, vuol dire che fra 2 anni siamo ancora qua a parlarne. O c'è un impegno di tutti a partire da questa legge elettorale, aggiungendo una riga che dà alla lista o alla coalizione. Per me non fa differenza, il premio per governare a chi prende un voto in più io sono a disposizione. Altrimenti i governi tutti insieme per tirare a campare non mi piacciono. O c'è un governo che fa politica per 5 anni, o c'è un governo che dura poco per andare alle elezioni. Le vie di mezzo non sono fatte per le vie di mezzo.